Sei, Stefano. Sono Stefano, sì, Stefano da Saint-Tropez. Ciao Stefano. Sì, ciao. Io vi chiamavo perché è da un po' di giorni che sono triste. Perché è venuto a mancare un vostro collega, un caro giornalista di Verona. Ah sì, quello che faceva su Telenuovo? Sì. Fosconi. Sì, Fosconi, sì. Sì. Quindi, così. Molto bravo. Perché lui è morto giovedì mattina, sì. E io non lo so, non riesco a farmene proprio una ragione. Quindi, visto che sono a casa da solo, molto, molto triste, volevo così condividere con questa radio. Ah sì, siamo qua, un po' perché così per tenere lo spirito un po' su, diremo. Sì, infatti mi state aiutando molto ad elaborare il lutto. Ecco. Quindi così. Ma dove mi chiami? Chiedono che non ho capito. Io mi chiamo della Francia. Sì, la notizia è arrivata fino a qui, la notizia della scomparsa dell'amato giornalista. Sì. E infatti era su internet, ne hanno pubblicato i giornali e sono quelle partenze improvvise che ti lasciano, che ti fanno stare male, insomma, diciamo, ecco. Sì, ma i migliori che se ne vanno sono sempre, cioè coloro che se ne vanno sono sempre i migliori. Certo. Pare che ci sia qualcuno che scelga proprio queste partenze, insomma. Forse Dio lo voleva accanto a lui, non lo so. È l'unica ragione che mi sa dare, che Dio l'ha voluto accanto a sé e l'ha chiamato, insomma. È sempre un mistero queste case, sono sempre un mistero. Non so cosa si diranno quando si incontreranno, però penso che avranno materiale da discutere, insomma, troveranno degli argomenti. Secondo me sì, insomma, due persone del genere, intendo Dio e Germano Mosconi, sì. Sì, Mosconi. Va bene, dai, grazie Stefano, una buona permanenza. Parola. Buon ascolto, una buona permanenza, grazie da Stefano. Grazie. Ciao Stefano, ciao. E qua Stefano che ha ricordato anche questa dipartita, questa scomparsa di un giornalista molto stimato, conosciuto come Germano Mosconi. E andiamo avanti con qualche altro SMS.